proprio per iniziare insieme, io ho un ingresso in cinema per 3 anni, perché incontrandoci a una festa sera di Madrid, dice, ma tu che fai? Faccio il conservatorio, dice, ah, interessa il conservatorio della musica. E così con te dice, ma perché? Perché sto girando ogni domenica un pezzetto di un film che vorrei poi cercare di portare, e ne sono contento. Che tu opera, adesso già sta lavorando con un gruppo di amici. Alla fine dette 50.000 lire a un po' tutti quanti gli attori, anche a me, che li avevo scelto veramente soltanto il repertorio, ho scritto un pezzettino assolutamente da dimenticare. Però quello ha fatto sì che dopo 2 anni, grazie al successo di quel piccolo film, anche il successo che permise di fare un altro film, sempre in 16, con fiato 35 per il secondo, giustamente dovesse fare un altro anno. Insomma, anche lì è stata sempre un'avventura, però è stato l'avvio. Pensiamo che 75 sono lontani, 77 c'è Bombo, 81 Sogni d'Oro, 84 Bianca, la mia filmografia era quella che ho detto prima. Ma anche 50.000 lire era proprio diritti? No, 50.000 lire sì, era per essere stato disponibile per fare dei dischi, cose del genere. E appunto dicevi, quindi scegliere a volte che si occupa la promozione della mente anche per dei dischi che erano tutti pezzi musicali, ma tu dicevi che il pezzo originale da dimenticare? Ma perché era io non ce l'ho detto che voglio dire per un motivo di questo. No, farò dimenticare perché era una scrittura assolutamente inconsapevole, io non potevo immaginare che cosa significasse partecipare alla, anche perché era formativo in qualche modo, non è che c'era. Difficile per me dare un contributo scelto, diciamo, in qualche modo. A te aveva raccontato la storia? Sì. La domenica andare a storia di Arimoni? No, non sono mai andato mentre giravano, perché poi giravano le campagne, giravano i teatri di nuovo. Però sono andato in Casino Off, che era stato il casino delle cantine, dove c'era una rappresentazione di teatro contemporaneo, dove c'erano tutti loro per quanto più tempo. Quello era lo spirito. Non mi parlo di teatro. Ci fatto un po' di vera, non si può dire. Un po' di sofferenza. Un po' di sofferenza, sì. Ho cominciato veramente a capire che prima di tutto poteva diventare il mio lavoro e poteva essere molto importante proprio quell'anno lì, quell'82, perché ho avuto la fortuna di incontrare lei. E il primo film che ho fatto con Gianni è stato Colpire al cuore. E io lì, essendo un film drammatico, scritto venendo da film, come dire, anche se il Nanni è così forte, così particolare, però quel carattere lì ancora era imprendibile in qualche modo. Difficile, non era una commedia così. Cioè, però c'era già una sorta di, come dire, di disegno, perché in qualche modo poi fino ad oggi, fino all'ultimo film che uscirà il 20 aprile, sì, il film di Nanni, ne abbiamo fatto delle produzioni 7, mi pare. Un'idea di musica alta c'è sempre rimasta, anche se lui una volta si è presa con me perché ringraziando pubblicamente ho detto che fosse il Caimano. Ti ringrazio Nanni perché mentre lavoravamo diceva sempre un po' meno Stravinsky e un po' più Califano. Allora si è presa perché si è sentito offeso e io gli ho detto ma no, è vero, tu mi abbassi un po', ma però non ho mai rifiutato poi un discorso più chiaro. Quindi è importante questa cosa. E quindi quella inconsapevolezza veniva semplicemente dal fatto che i miei studi erano accademici, io volevo scrivere musica.